www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Assessore Nucera, sono terminate le feste natalizie, il periodo natalizio è terminato. Può fare un consuntivo di questo Natale, di queste feste 2014, inizio 2015, che si è conclusa con la serata di Miss Bocconcino, con la riuscita serata appunto che ha fatto felici grandi e piccine. Molto carino questo evento, l'abbiamo annunciato grazie sempre a Castello Incantato, e in effetti è stata conclusa una fase molto particolare di un Natale molto dinamico, un Natale che è iniziato con l'impegno di molte associazioni che hanno deciso di unirsi e garantire e regalare un momento alla cittadinanza che di una due giorni, di una tre giorni molto importante. A seguire praticamente poi c'è stato il cartellone degli eventi del Comune di Mussomelio organizzati dal Comune e quindi dall'assessorato alla cultura e allo spettacolo, e si è iniziato con un evento straordinario, la presentazione del libro di Peppe Messina, che ha visto impegnati anche e Sicilia Antica nella presentazione, la presenza molto importante e autorevole del professore Dario Palermo, il quale ha garantito e ha dato delle notizie in anteprima che sono state molto importanti per quanto riguarda il sito di Polizzello e che ultimamente nella stampa è stato riportato un'intera pagina di quello che il professore Palermo appunto ha documentato. Dico, a questo poi sono seguiti altri impegni, uno di cui di notevole importanza è quello della due giorni organizzata nella fiera della sposa, quindi praticamente una vera e propria fiera dei fiori di arancio, dietro la regia di Franco Petruzzella, ma che ha visto impegnate sicuramente ben 12 ditte che sono interessate alla realizzazione dell'evento più importante della vita di coppia, che è quello del matrimonio. Quindi il matrimonio presentato nei diversi aspetti, nei diversi ruoli che caratterizzano appunto l'impegno di una coppia che si accinge a coronare il giorno più bello della propria vita, e i contatti che deve prendere con l'azienda, quindi da quella che riguarda l'azienda di viaggio, per quanto riguarda l'agenzia di viaggio, fino ad arrivare a quella che può essere il catering offerto ed impegnato per quanto riguarda tutti gli ospiti dell'evento del matrimonio, quindi automaticamente questa è stata una cosa presentata bene ed alto livello. Io ci tengo a sottolinearlo perché il livello di quella manifestazione è stato veramente alto, è stato molto apprezzato dalla gente e quindi su questo è praticamente ci siamo spesi abbastanza bene. A seguire poi avevamo il concerto di Capodanno che purtroppo, dico, per gli eventi atmosferici abbiamo dovuto spostare poi il giorno 4, la domenica, è stato fatto questo grande concerto di Capodanno, ormai è diventato un impegno che si ripete negli anni, con la presenza della filarmonica e del coro polifonico. Ancora una volta è stato dimostrato da queste due associazioni veramente un grande impegno per questa collettività e il vanto, perché loro rappresentano secondo noi il fiore all'occhiello di questa comunità, soprattutto in questo campo artistico e musicale. Per cui dico, anche questo evento è stato molto apprezzato dalla gente, la chiesa era stracolma, lì alla chiesa di San Francesco, alla presenza anche del guardiano padre Antonio Carrubba. Praticamente a seguire poi sono stati due eventi, uno che ha anticipato veramente questo concerto, quello di giorno 3, con il musical d'eccezione, che è stato questo di Notre Dame di Paris. I ragazzi del We Love Show anche questa volta si sono superati, hanno dato il massimo perché hanno garantito un due giorni di grande spettacolo, presentando sia Notre Dame de Paris, appunto dicevo poco fa, sia Moulin Rouge, due grandi musical, musical d'eccezione, che ancora una volta è stato bene accolto, cioè sono stati ben accolti dalla cittadinanza mussomelese.
l'ultimo, ma non meno importante, evento, quello appunto di Maria Rita Bocconcino, Maria Rita Misuraca. Lo abbiamo anticipato, con un comunicato dove dicevamo che l'estro, la fantasia di Maria Rita non ha limiti, lo ha dimostrato nell'ultimo percorso della sua vita artistica, arrivando anche a livelli professionali come quello di Tusique Valles di Canale 5, ma non solo, se non si fermava lì, ha voluto anche fare questo omaggio ai bambini della sua comunità, della sua città, perché lei ci tiene in maniera particolare ed è, conserva sempre quello spirito fresco e giovanile che Maria Rita solo riesce a esternare. È stato un grande momento per i bambini, i quali hanno veramente goduto di un momento di fantasia della linea Disney, ma soprattutto di una collana molto ricca dettata dalla fantasia e della presenza anche di un altro artista, dell'amico Graziano, che Maria Rita ha voluto con sé sul palco e che insieme sono riusciti veramente a dare un momento di felicità e di fantasia, regalando un momento di fantasia ai bambini del nostro paese. Assessore, sono terminate le feste. Lei si ritiene soddisfatto di come sono andate le cose? Perché qualche voce purtroppo negativa per questi eventi natalizi si è sentita. Lei cosa risponde a questa gente che è rimasta non contenta di come sono andate le cose? Mi dispiace se qualcuno sia rimasto scontento, ma ho avuto un sacco di telefonate e molti apprezzamenti di molte persone che hanno molto gradito. Io non so a che cosa sia stata o a che cosa sia riferito questo malcontento. Devo dire una cosa molto importante: noi come amministrazione non abbiamo impegnato un centesimo per questi eventi, ci siamo sforzati di garantire il minimo indispensabile come supporto logistico a queste associazioni. Tutto ciò che loro hanno avuto bisogno noi abbiamo cercato in tutti i modi di metterci a disposizione, e soprattutto, ecco, devo dire con tutta onestà, ho visto l'apprezzamento di chi ha potuto mettere in atto la diversità di eventi che si sono caratterizzati, le difficoltà che hanno avuto e come poi sono stati superati grazie all'intervento tempestivo appunto dell'amministrazione comunale. Devo dire con tutta onestà che non era nemmeno previsto il discorso delle luminarie, però non potevamo lasciare il paese al buio completo e abbiamo fatto anche lì un piccolo miracolo, se così si può dire, ma proprio piccolo piccolo, perché abbiamo garantito un minimo di luminarie per evitare di rendere ancora più cupo e più nero questo Natale, al di là dei disagi economici che le famiglie hanno e che sicuramente non è facile superare con un evento o uno spettacolino. Per cui dico, la sensibilità ci porta soprattutto ad essere attenti a queste problematiche che le famiglie e i disagi che stanno vivendo, e credetemi, sono proprio tanti disagi che sono legati alla mancanza di lavoro, sono disagi legati alla difficoltà di superare le quantità di spese a cui le famiglie sono chiamate, e sicuramente garantire e dare un momento di serenità al paese è stato l'obiettivo primario che ci siamo dati, proprio per evitare appunto che la gente venisse mortificata anche nello spirito oltre che nel corpo. Devo dire una cosa molto bella: il momento più caratterizzante, senza togliere niente a nessuno o alle manifestazioni che si sono fatte, è stato il momento più bello dell'Epifania, dove alle 10 di mattina ci siamo ritrovati tutti per la messa all'ospedale insieme a Padre Antonio, che ha voluto poi, subito dopo la messa, portare in giro per i reparti il bambinello Gesù. Vi devo dire che è stato veramente un momento di grande commozione, alla presenza di molti medici. Infatti ringrazio la dottoressa Castronova in primis, che è stata tra quelli che hanno voluto
questo momento e che lei stessa con la campanellina ha annunciato l'arrivo del bambinello Gesù. Quindi anticipava lei stessa praticamente questo corteo che ha portato il bambinello per i vari reparti. Il dottore Curiale, Peppe Curiale, il quale è stato presente e ha cantato insieme al coro, praticamente il rinnovamento dello spirito. E poi la commozione che abbiamo potuto cogliere delle persone che magari in quel momento non si trovano in ottima salute e si dovevano trovare a vivere quel momento in ospedale. Anche per loro è arrivata la grazia e il momento e la benedizione di Padre Antonio, che col bambinello Gesù ha proprio portato in giro questo evento sempre ormai che ci caratterizza nella nostra religione e nel nostro modo di essere. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.